Civitella del Tronto, paese inserito nel club dei borghi più belli d'Italia, sorge su uno sperone roccioso sulla strada che da Ascoli porta a Teramo. La fortezza che lo sovrasta è una delle più importanti opere di ingegneria militare del nostro paese. Edificata nella sua attuale struttura a partire dal XVI secolo, subì pesanti danni in seguito all'assedio delle truppe piemontesi, decise ad espugnare l'ultima roccaforte borbonica prima della proclamazione dell'Unità d'Italia. Oggi la fortezza di Civitella del Tronto rappresenta una incantevole attrattiva che richiama in tutte le stagioni visitatori desiderosi di immergersi nell'affascinante passato che evocano le sue mura. Siamo sulla seconda piazza della fortezza di Civitella del Tronto. Alla mia sinistra ci sono i resti dei quartieri e degli uffici militari. Dei resti perché la fortezza il 20 marzo del 1861 fu distrutta dai piemontesi successivamente alla resa che fu esclusivamente politica. Questo accadeva il 22 di marzo del 1861 e la fortezza poi fu praticamente abbandonata a se stessa per più di 100 anni. Alla mia destra invece si apre davanti a noi la seconda piazza d'armi utilizzata per la cerimonia dell'alzabandiera che ci permette un fantastico panorama sulle vallate circostanti. Ai piedi della fortezza, lo storico ristorante Zunica è pronto ad accogliere tutti coloro che vogliono conoscere non solo le bellezze storiche e naturali della città, ma anche la gastronomia locale. Buonasera da Piazza Filippi Pepe, da Civitella del Tronto. Un panorama che va dal Gran Sasso fino al mare Adriatico. Alle mie spalle l'Hotel Zunica, un ristorante hotel aperto ai viaggiatori gourmet fin dal 1880. Tramandato di padre in figlio, cerchiamo nelle nostre cucine di conservare intatta la tradizione e l'utilizzo delle nostre materie prime, con un occhio di riguardo all'innovazione. Ma di questo vi parleranno i nostri chef che vi presenteranno due dei nostri piatti. Buongiorno a tutti, ci troviamo nella sala del ristorante. Qui abbiamo i due piatti che abbiamo preparato che rappresentano un po' il nostro modo di lavorare, ovvero rimanere sul territorio e quindi diciamo che il piatto tradizionale di Civitella sono proprio le ceppe, che è una pasta fatta a mano, e una rivisitazione della carbonara, a cui noi abbiamo aggiunto lo zafferano e dei pistacchi. Per le ceppe mettiamo a soffriggere sedano, carota e cipolla, lasciamo dorare per un po', dopodiché aggiungiamo le tre carni, che sono la carne di agnello, manzo, quindi parliamo di marchigiana IGP, e del maiale. Dopo aver fatto soffriggere aggiungiamo del sale grosso e la noce moscata, poi sfumiamo con del Montepulciano d'Abruzzo. Quando il vino sarà evaporato completamente, aggiungiamo la nostra passata di pomodoro, che poi a cottura terminata le saltiamo e poi impiattiamo e aggiungiamo del parmigiano reggiano sopra. La carbonara è quello che rappresenta un po' la tradizione e l'innovazione per come viene intesa da noi. Raccoglie degli ingredienti che fanno parte assolutamente del territorio abruzzese, quindi il guanciale di Campotosto, il zafferano dell'Aquila, la pasta è di un pastificio rosetano, Virrigni, e i pistacchi, diciamo che siamo spostati tornando un po' al regno delle due Sicilie. Per la preparazione di questo piatto mettiamo a soffriggere della cipolla con il guanciale di Campotosto. Nel frattempo romperemo le uova aggiungendo panna e pepe, poi andremo a cuocere lo spaghetto che faremo saltare insieme al guanciale, poi aggiungiamo l'uovo, stando attenti a non farlo cuocere troppo, lo zafferano e poi fuori aggiungiamo i pistacchi di Bronte che farà da parte croccante, diciamo, durante la masticazione del piatto.